Brucia ancora. Sono appena andati. Laggiù c'è una caserma. Daniels, va a controllare con Stiles. Yellow, con me. Scatta delle foto. Li trattavano peggio delle bestie. A quanto pare venivano picchiati, affamati e uccisi di lavoro. I nazisti hanno ucciso i nostri ragazzi a sangue freddo. Nemmeno l'inferno è una punizione sufficiente. Questi li hanno ammazzati per dare un esempio. Massacrato i più deboli. Chiunque potesse rallentarli. Daniels, vieni qui. Daniels, vieni a vedere. Le tracce portano ai campi, li hanno fatti marciare fin là. Allora andremo lì. Frena l'entusiasmo, caporale. L'ho promesso a Zeusman. Lo troveremo, ma non so dirti se è vivo o morto. Sergente, vado avanti. Presto! Run! Run! Spara! Alla fine il cerchio si chiude. Quello che ho fatto, che avrei voluto fare. Tutta la mia vita mi aveva condotto lì. Dobbiamo tornare a casa, fratellino. Sei morto lì, nella neve, solo perché io... Merda. Arrivo, Zeusman. Non morirai, fratello. Non ora, non oggi. Zeusman! Hanno fatto. Credevo che ci aveste abbandonati, che sarei morto qui da solo. Su, bevi un po'. Tranquillo. Mi hai sempre protetto, Paul. E so che l'hai fatto anche oggi. C'è solo una cosa che ti fa andare avanti in quella lunga marcia. Avere i tuoi fratelli al tuo fianco.
La storia ha chiamato, voi avete risposto. Siete venuti tutti qui per difendere pace e libertà. Io vi ringrazio. Il mondo vi ringrazia. Ovunque andrete in futuro, ricordate, resterete per sempre fratelli ed eroi. Ci siamo, gente. Zio Osman voleva che lo avessi. Servirà più a te. Hai un figlio ora. Grazie per la fiducia. Te la caverai. Signore. Wings! Il figlio al prodigo ritorna! Beh, starei bene? Devo salutare zio Osman. Sergente. Va a casa, sergente. Sono a casa. E tu resterai? Manco dal Texas da tanto tempo. Riguardati, campagnolo. Lo farò. Quando mio figlio me lo chiederà, dirò che ho combattuto nella prima con quel pazzo bastardo di Pearson. Pazzo a dir poco. Magari ti faccio prima io una sorpresa a Longview. Sarai il benvenuto. Sai, quando ci hanno catturati, ci hanno preso più della libertà. Eravamo tanti, ma sapevamo di essere soli. E volevamo sopravvivere a ogni costo. Ma tu potevi andare a casa da eroe. Perché sei tornato? Ho visto quella vita, ma non potevo viverla. Fino alla fine. Ieri il sogno è stato diverso. Siamo tornati a casa insieme, stavolta. Sento ancora quei lupi, Paul. Qualche volta li vedo arrivare. Ma tu mi hai insegnato ad affrontarli. Questa appartiene a te. Il tuo sacrificio mi ha dimostrato che un eroe rischia tutto per i suoi fratelli. E per me tu sei un fratello e un eroe.